Buonasera a tutti cari ascoltatori Meteo, oggi prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanella per non perdervi nessun altro nuovissimo video. Oggi andremo a vedere le proiezioni meteo per l'intero mese di febbraio. Partiamo già dal dire che ci sono alcune proiezioni di modelli che non vi faccio vedere, danno che l'intero mese di febbraio dovrebbe essere un'alternanza tra un positivo di più 1 grado bassa barra 2 gradi e un negativo di meno 3 gradi o 2 gradi sotto la media stagionale. Possiamo iniziare a vedere che dal 6 febbraio comunque ci sarà una goccia d'aria più fresca che cadrà direttamente sulla Spagna, mentre lascerà aria più calda e risalita su tutta l'Italia, principalmente Sicilia, Calabria e il tacco della Puglia. Poi andando avanti, attenzione perché poi arriva il famigerato Buran, da quello che abbiamo visto dalle proiezioni. Verso il 12 comunque arriverà questa massa d'aria più fredda, come abbiamo visto ieri, che porterà freddo principalmente su il nord e centro, su il nord e centro-nord dell'Italia. Poi se ne andrà lasciando una risalita delle temperature minima per il sud e comunque temperature sempre nella media più o meno stagionale verso il 20 di febbraio. Andando ancora avanti, potremo poi trovare verso il 21 un possibile affondo di aria più fresca di origine che viene dall'Atlantico, che poi rilasciandosi, che poi man mano rilascia delle gocce d'aria un po' più fresca. Andando avanti, verso ormai vi faccio vedere il 2 marzo, comunque ci sarà un'altra ondata d'aria più fresca. Andiamo a vedere anche le temperature, 850 kPa, comunque andiamo dall'inizio di febbraio circa. Eccoci qua. Possiamo vedere comunque che l'ondata d'aria fredda che viene dalla Siberia si immetterà principalmente dalla Valle del Rodano e sia dalla Bora, perché possiamo vedere che si formano due minimi depressionari. Successivamente, poi, col passare del tempo, arriverà poi proprio un'intromissione dalla Valle del Rodano. Possiamo vedere che colpirà principalmente la Corsica, la Liguria e la Toscana, comprendendo tutto il nord dell'Italia. Poi, crea un altro minimo di bassa temperatura sulle Alpi, portando una minima di circa meno 16, meno 20 sulle Alpi. Poi attenzione perché ci sarà un'altra ondata un po' più fresca, un po' più, tra virgolette, meno fredda, con un rialzo delle temperature al sud. Andando avanti, proprio possiamo vedere che sul nord e centro Italia comunque l'aria fresca rimarrà, mentre al sud temperature un po' più gradevoli. Arriveranno poi, come abbiamo visto, delle intromissioni d'aria più fresca di origine atlantica che si metteranno dal Mediterraneo portando degli abbassamenti delle temperature, soprattutto sulla costa tirrenica. Poi passare il tempo, poi vabbè, troviamo il 7 marzo e qua finisce. Ora, in fondo al video, comunque vi lascio una cartina dove vedrete dove ci saranno le anomalie.